la politica? Ma la politica può fare tantissimo, chiediamoci cosa può fare il governo, perché la politica anche di minoranza, come io insomma, sono un parlamentare della minoranza, ma in questo caso ho organizzato questo evento come presidente dell'Osservatorio sulla salute mentale, quindi un evento istituzionale che ha coinvolto gli attori in campo per presentare i dati dell'Osservatorio, che purtroppo ci continuano a fare una rappresentazione di una situazione in Italia molto complicata sulla salute mentale. Tutti lamentano la carenza di centri, una scarsità delle reti, ovviamente con grandi difformità regione per regione, quindi alla fine il paziente, la famiglia che si trova in determinati territori veramente con sofferenza ha difficoltà ad avere accesso a una presa in carico del paziente. Abbiamo avuto un aumento del fenomeno suicidario e dei tentativi di suicidio tra i ragazzi giovani, c'è un incremento di patologie molto gravi e abbiamo una diffusione di tema di ansia, rabbia, aggressività nella popolazione che tutti possono vedere dopo il Covid, e per questo ormai sono anni che stiamo combattendo per cercare di realizzare il nuovo piano della salute mentale e di potenziare le strutture sul territorio, ma anche di cambiare alcuni modi di lavorare. Abbiamo qui presentato un progetto molto interessante del Comune di Milano sulla città, sulla salute in comune, che tra l'altro fa parte della rete delle città sicure, quindi di coinvolgere i sindaci proprio per fare una rete anche delle città a sostegno delle persone con fragilità mentale, con disturbi psicologici e ovviamente con le reti anche, poi l'altro passo sono le scuole, evidente. E su questo abbiamo fatto vari emendamenti in commissione bilancio che purtroppo non sono passati, ma pensiamo che ci sia anche un tempo di maturazione per determinate idee e per cercare di trovare anche soluzioni diverse rispetto a una domanda di salute crescente da parte dei cittadini di tutte le età, per non parlare poi ovviamente del tema della neuropsichiatria infantile e dei disturbi alimentari che sono costantemente alla nostra attenzione. Un tema che dovrebbe essere portato all'attenzione anche del G7, diceva. Sì, sicuramente sarà uno dei temi del Global Health, era una delle missioni, quella della salute mentale della popolazione per il 2030 dell'OMS. Il Covid ovviamente ha sconvolto tutto e questo aumento di necessità di salute e di benessere psicologico è una questione che riguarda il mondo. Ci sono guerre, siccità, calamità, quindi ci sono anche situazioni determinanti sociali importanti, e poi ci sono l'aumento di alcune patologie, alcune derivate dalle dipendenze, altre da determinanti sociali, altre genetiche, altre ancora dovute ad esempio come l'ansia e la depressione a situazioni cogenti. E poi c'è tutto il tema delle demenze che rimane una grande questione mondiale e non soltanto italiana.